Buongiorno a tutti, oggi City Report, il comitato anti-racket Tullio Trapasso con Milano Trash si trova dentro il PalaSharp. Stiamo venendo a vedere questa struttura che viene usata da parecchio tempo come struttura di preghiera per i musulmani, ma che porta con sé molte occupazioni, degrado, criminalità, furti e illegalità. Adesso circa tra 5 minuti saremo presenti all'interno della struttura e andremo a visitare tutto quello che c'è da visitare, che purtroppo non dovrebbe più esistere in quello che era un tempio della musica di Milano, un posto dove si facevano delle cose belle, piacevoli per tutta la città, e invece ultimamente è diventato un covo di criminalità. Seguiteci. Thank you.
tutti e qui siamo nel municipio 8, Palasharp, Tempio della Musica. Questo è un municipio a guida PD in una città a guida PD. Ed è assurdo che un posto del genere, il Palasharp, Tempio della Musica, ha ospitato i più grandi artisti nazionali ed internazionali, sia ridotto ad essere una mecca clandestina. E Milano non può permettersi oggi, nel 2018, ad un passo del 2019, di essere una città degradata in questa maniera. Siamo pur sempre la capitale economica dell'Italia. Beppe Sala, fai qualcosa.
Eccoci cari amici, il Comitato Antiracket City Report Tullio Trapasso all'interno del Palasharp di Lampugnano. Siamo appena usciti da questa struttura dove abbiamo trovato purtroppo anche qui, come si è visto in altre zone d'Italia, degli spacciatori in compagnia con delle giovani ragazze bianche con cui dormivano. Abbiamo trovato una cucina dello spaccio, insomma tante cose che ci ricordano che questo posto è frequentato oltre che dai musulmani che vengono qui per le preghiere abusive del venerdì, anche dagli spacciatori nigeriani. Quindi che dirvi, speriamo in una rapida messa in sicurezza di questi luoghi, in un intervento delle forze dell'ordine, e alla prossima, seguiteci. Vi presentiamo il nostro amico, dici chi sei e cosa fai. Francesco Franco, faccio rap, Diamond Frank in arte, e faccio canzoni rap e sono proprio contro queste cose. Ecco, oggi l'abbiamo portato con noi per dimostrare che tanti giovani, tante persone che sono comunque degli artisti, delle persone impegnate sul territorio, giovani, comunque queste situazioni non possono andare bene. Con quello che abbiamo visto oggi dentro, cosa mi vuoi dire? Beh, pensare che questo era veramente un tempio della musica e per me che sono un cantante è veramente uno schifo. Oggi l'abbiamo portato con noi, ma non perché lo volessi demoralizzare, però per fargli vedere insomma che la musica va avanti nonostante gli uomini, le autorità, chi di dovere non se ne occupi così tanto. Un saluto a tutti, Tullio Trapasso, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo e City Report, e seguiteci. Con questa chiudiamo qui insieme alle immagini di Paolo Rusconi, vi saluto tutti quanti, vi auguro buone feste da questo luogo che definiremo da oggi in poi il Pala Trash di Paolo e Tullio. E siamo, come ben sapete, vicino alla montagnetta di San Siro, al centro commerciale Bonola, a San Siro, insomma non siamo proprio nel nulla, e vi diamo i migliori auguri e auguriamo anche a questo posto di tornare alle vecchie glorie. Un saluto a tutti, seguiteci e condividete i nostri video. Tullio Trapasso, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo e City Report.